L'esclusione dei comuni del cratere dalla carta degli aiuti di Stato varata dalla Giunta regionale d'Abruzzo, per la quale il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci sta conducendo lo sciopero della fame, ha scatenato molte prese di posizione. I comuni ovviamente sono i più coinvolti e molti dell'Aquilano hanno sottoscritto un documento protestando anche loro contro questa esclusione, stessa cosa fatta dall'area omogenea 5. Gianni Anastasio, coordinatore dei sindaci del cratere, ha già scritto formalmente al presidente della regione Marsilio per chiedere un incontro. La decisione danneggia i comuni e la carta degli aiuti di Stato ha senso proprio laddove ci sono le risorse, come quelle del fondo complementare del PNRR. La delibera numero 696 del 3 novembre 2021, fatta dalla Giunta regionale, che nell'ambito della programmazione europea 2021-2027 ha approvato la carta degli aiuti di Stato, deve essere modificata perché è in forte contraddizione con le scelte che fino ad oggi sono state fatte per quanto riguarda la programmazione dello sviluppo dei territori all'interno del cratere sismico del 2009 e in particolare anche per quanto riguarda l'investimento dei fondi dello sviluppo. In più ci dobbiamo aggiungere che il fatto imprevisto che il cratere 2009 come anche il cratere 2016 potessero beneficiare del fondo complementare che con i bandi in prossima uscita che riguardano le misure B e le submisure che consentiranno a molte imprese del territorio colpito dal sisma di poter presentare i progetti e beneficiare dei contributi, di non avere l'agevolazione degli aiuti di Stato. E questo indebolirà molto le potenzialità di queste imprese di poter continuare a operare nel territorio colpito dal cratere del terremoto 2009 e 2016. Una vicenda che però potrebbe essere rivista emendando quanto fatto. I sindaci coinvolti intendono tenere il punto. Il comune di Scoppito è nella carta, ma il suo sindaco Marco Giusti sostiene comunque la battaglia dei colleghi ed è a fianco dei comuni limitrofi. Il mio comune è all'interno della ripartizione, ma certamente è una ripartizione che non permette la ripartenza del territorio e soprattutto non permette quella sorta di importante sinergia tra quelle risorse del fondo complementare e gli aiuti. E è evidente che questa cosa va rivista, rimangono fuori dei territori importanti anche dal punto di vista industriale, tipo Montorio, territori vivaci dal punto di vista economico come Pizzoli.